avvenirci non è stato semplice. È un momento particolare sia per il tuo partito, Forza Italia, che ha visto questa fuoriuscita dell'onorevole Zingy. Oddio, del resto, diciamo, viene da una buona scuola, perché pure il padre, come ricordo, che spesso lasciava. Comunque, lui ha lasciato e sembra come se praticamente Forza Italia non ci sia più, o comunque pare come se tu, Maiocca, con il quale ho avuto il piacere di parlare proprio pochi giorni fa, affacciando il massico, sembra che è il numero uno in questo momento del partito a livello provinciale, ma che comunque mi pare che non ci siano problemi ovviamente di ulteriore assottigliamento del partito, almeno come diceva Giorgio. Tu che mi dici a proposito del partito? No, Enzo, l'hai detto tu stesso. Un partito che esprime un presidente della provincia in un momento di difficoltà nel paese, perché ricordiamo, nel paese c'è il cosiddetto governo giallo-verde, quindi quando c'è un governo, quando si è fuori dal governo, si hanno sempre maggiori difficoltà a proporsi ai cittadini come forza di governo, se non poi con un po' di tempo come alternativa a chi governa male. Ma noi che non siamo uccelli di malaugurio, vogliamo bene all'Italia, alla Campania, alla provincia di Caserta, a Carinola, pensiamo sempre che chi governa, li auspichiamo che chi governa governi bene. Detto questo, quindi una difficoltà generale che naturalmente tocca a tutti i partiti di opposizione a questo governo, dal PD che quasi addirittura inesistente, a Forza Italia che ha qualche difficoltà, soprattutto di riorganizzazione, però voglio ricordarlo, questa grossa difficoltà in provincia di Caserta, se così si può chiamare, è una difficoltà però che esprime un presidente della provincia, il sottoscritto che è comunque un consigliere regionale, tanti sindaci e consiglieri comunali in questa provincia. Quindi non parlerei di un partito in difficoltà, parlerei piuttosto di un partito che deve riorganizzarsi sui territori, deve fare proposte, e lo stiamo facendo già, cercando di creare un'alternativa oramai credo già molto credibile all'attuale governo regionale, mi riferisco a De Luca. Quindi un partito piuttosto che in difficoltà, un partito che deve riorganizzarsi. A me dispiace, per ritornare a Giampiero Zinzi, che è un giovane consigliere regionale, un collega, quindi una persona con la quale io ho anche un buon rapporto, mi dispiace che sia andato via da Forza Italia, purtuttavia invece mi fa piacere che lo stesso collega Zinzi abbia ribadito che lui rimane nel centro-destra. Diciamo, il rapporto con Giorgio Maiocca a me è parso che è un rapporto molto solido, insomma, come c'è proprio una vera e propria amicizia, insomma, un legame forte che credo che non è che verrà meno fra un anno e mezzo quando ci saranno i regionali, e magari sarà lui poi il capolista delle regionali. Giorgio è una persona seria, ci lega anche un rapporto, come dire, un link generazionale. Abbiamo solo 2 anni di differenza, abbiamo frequentato lo stesso liceo, peraltro. Siamo amici da tanto, pur avendo militato in formazioni politiche diverse, ma sempre all'interno del centrodestra. È il coordinatore del gruppo Caldoro Presidente di Regione, quindi Giorgio dà una grossa mano anche dal punto di vista lavorativo alla nostra non solo azione politica ma anche al gruppo regionale, ed è commissario provinciale qui a Caserta, per cui è il primo maggiormente interessato a ricostruire un partito, perché a lui è stata affidata la responsabilità di guidare il partito in questa fase. Naturalmente io di questo sono contento e non ho nessun dubbio su Giorgio dal punto di vista personale, e consentitemi di dire, oltre che alla politica, anche dal punto di vista umano. Poi la politica spesso, come dire, ci porta a confrontarci, la politica è fatta anche di ambizioni ed è giusto che ci siano, e Giorgio è un, come dire, va inquadrato in una, tra quei dirigenti, tra quelle figure istituzionali, perché lo ricordavamo prima, il presidente della provincia che sta dando molto e ancora tanto deve dare, per cui a Giorgio auguro veramente una brillante carriera che possa, come dire, soddisfare le sue, tra virgolette, ambizioni, le aspettative di crescita, certo, nei migliori modi possibili. E questo sicuramente lo faremo insieme, su questo non ho dubbi, nel senso che parleremo insieme
a tanti altri sindaci e dirigenti di questo partito che allo stesso modo di Giorgio, allo stesso modo mio, hanno capacità e credo che debbano avere un percorso di crescita all'interno di Forza Italia e all'interno del centrodestra. Senti, alla regione che si dice? La regione che si dice? La regione sarà uno di quei banchi di prova fondamentali dove si possono probabilmente realizzare una serie di aspettative da parte del centrodestra, perché credo che De Luca oramai non ci sia più, ovviamente non c'è più. Io parlo spesso con i cittadini di questa provincia, ma anche con tanti colleghi che ascoltano i cittadini della provincia di Napoli, di Salerno, che hanno tributato nel 2005 un consenso importante nei confronti di Luca, che poteva rappresentare una speranza, essendo stato lui un sindaco compato, come un sindaco, una delle migliori esperienze di sindaco della città di Caserta, della città di Salerno e del sud Italia. Oggi sono molto delusi i loro elettori, gli elettori di De Luca, lo stesso PD è in difficoltà, lo stesso PD non vuole più De Luca candidato, ormai c'è questa diatriba tra una parte del PD che vuole De Luca e un'altra parte che vuole De Magistris che vorrebbe fare l'accordo con una parte dei 5 Stelle, la parte che fa riferimento a Fico. Credo invece che il centrodestra stia costituendo veramente un'alternativa credibile a questo governo della regione e soprattutto un'alternativa che può essere già giudicata per quello che è stato fatto nei 5 anni passati, cioè durante i cosiddetti 5 anni della legislatura Caldoro, dove credo, e i cittadini questo lo hanno saputo apprezzare guardando le differenze oggi, quello è stato il governo non dei parolari, probabilmente è stato un governo che è stato poco visibile dal punto di vista mediatico, ma ha fatto tante cose. Nella sanità, dove avevamo portato al pareggio di bilancio, quindi abbiamo lasciato una sanità con i conti in ordine, oggi non è più così. Abbiamo lasciato un bilancio con i conti in ordine in generale, oggi non è più così. Abbiamo lasciato una regione che, voglio dire, piuttosto che dell'appartenenza politica, spesso rilanciava il merito, al punto tale che ricordo io in quegli anni che molti dei nostri elettori ci dicevano: ma com'è possibile che lì c'è Tizio e Caio in quel posto da dirigente che vota a sinistra, non ha mai votato lui? Perché noi, piuttosto che guardare all'appartenenza, avevamo guardato al merito. De Luca invece ha stravolto anche la macchina regionale e, anziché premiare il merito alla competenza, ha premiato i suoi amici, devo dire quasi tutti i salernitani. Se oggi guardi la regione, dal punto di vista dei dirigenti, dei posti cosiddetti chiave, sono tutti i salernitani amici suoi, non si capisce. Penso che nelle altre 4 province di questa regione ci sia altrettanti dirigenti e funzionari validi che potrebbero dare una mano sul serio al di là dell'appartenenza. Perdonami se adesso veniamo un po' pure sul carino, perché assieme sai che siamo in una crisi piuttosto profonda e, per la verità, ho visto anche online qualche intervista o dei servizi, diciamo, pseudo giornalistici o giornalistici, non so come chiamarli, dove praticamente si parla di un sindaco russo carnefice e tu vittima, Rosa Di Maio vittima di questa situazione, dove praticamente perché avrebbe, appunto, per il fatto che ha revocato questi assessori che in effetti fanno capo a te, sia Rosa Di Maio che Franco Giacca. E quindi volevo sapere un po' da te, perché io la penso in un modo diverso, insomma, perché ci sono anche altre correnti di pensiero che dicono esattamente il contrario, cioè che non sei tu la vittima, ma saresti addirittura il carnefice, perché molti, molti anche della maggioranza attuale dicono che già da tempo, lo stesso sindaco in effetti lo ha detto, che questa crisi covava da diversi mesi, da quasi un anno. Addirittura poi c'è qualcuno che dice che tu circa un anno fa o poco meno hai chiesto anche l'assessorato per Antonio Nardelli e che in effetti questo avrebbe creato dei dissapori all'interno della maggioranza e che potrebbe essere questa la prima incrinatura, diciamo, che c'è stata. Poi chiaramente altre critiche le hanno fatte a Rosa. Cosa mi dici tu su questo? Parliamo di fantascienza, mi sembrano tante storie, non è vero, favole raccontate così per caso. Allora, la prima cosa che posso smentire categoricamente, lo può fare il diretto interessato, ma sicuramente lo potrà fare il sindaco, che è l'unico abilitato, è l'unico che ha la competenza per poter nominare o revocare assessori.
Quindi se c'è qualcuno che avrebbe dovuto sapere del mio interessamento su Antonio Nardelli assessore, dovrebbe essere il sindaco. Quindi lo puoi chiedere al sindaco Antonio Lussi in qualsiasi circostanza e sicuramente ti dirà che non è vero, perché non è stata mai fatta una richiesta in tal senso. Perché Nocelleto, la frazione di Nocelleto, è già rappresentata dal sindaco e da un assessore, e B perché sostituire un assessore a Nocelleto con una, tu sai bene che la legge permette su 4 assessori la cosiddetta parità di genere, cioè devono essere obbligatoriamente donne, per cui sostituire un assessore donna ammesso e non concesso che avessimo pensato di fare un ragionamento con in aggiunta chi era complicato, poi avresti penalizzato altre frazioni e non era possibile penalizzare altre frazioni, cioè Casanova e Casale, atteso che la frazione di Nocelli esprime già il sindaco. Però lo strappo dell'auditorio di questa già di per sé, fermo restando che smentisco assolutamente il sindaco, ma già per come è stata raccontata è una balla colossale, la rottura a Carino, innanzitutto con Antonio, mi riferisco ad Antonio Russo, non c'è stata nessuna rottura dal punto di vista personale e umano, perché devo dire che dal punto di vista personale e umano con Antonio c'è un rapporto antico, per cui a me dispiace della questione che si è creata qui a Carino, e mi dispiace soprattutto per Antonio Russo, per il sindaco, che ha rappresentato per tutti noi, soprattutto 2 anni fa alle elezioni comunali, un momento di crescita per Carino. In che senso? Nel senso che avevamo immaginato di mettere questa squadra su, una squadra assortita anche dal punto di vista politico, non era un cartello elettorale, un cartello come dire anche politico, non c'era un massimo comune denominatore, c'erano persone, quindi è chiaro che lo abbiamo accettato proprio perché c'era Antonio che capeggiava il gruppo e c'era in qualche modo una squadra che assortita, come abbiamo detto prima, che ognuno potesse esprimere la propria capacità sul territorio, mettere a disposizione le proprie energie in un progetto che potesse rappresentare finalmente una ripartenza per Carino, perché dicevamo che Carino è stata ferma per tanti anni, tante cose, tante opportunità che Carino ha avuto si potevano raccogliere lavorando. Però sono proprio loro che dicono che in effetti tu non credi, perché loro spergiurano tutti praticamente, è stato l'apposus mentis, l'apposus freudiano, tu conosci l'interlocutore. Loro dicono che assolutamente, voglio dire, soprattutto i PD dicono che tutti hanno votato te e ti hanno fatto votare. Magari qualcuno con qualche piccolo distinguo, ma devo dire, Enzo, voglio dire, è che tu ti saresti allontanato dal sostegno, non li hai rappresentati. Enzo, non è questo il punto non è se hanno votato me o se non mi hanno votato, e ci mancherebbe altro. Quante persone non mi votano e sono comunque persone che io rispetto, persone con le quali ho interlocuzione, persone con le quali parlo e ci confrontiamo, e ci mancherebbe altro. Questo è il sale della democrazia ed è l'ABC delle regole del buon vivere civile, quindi ci mancherebbe altro. Io rispetto tutti e sapevo bene, come so bene oggi, che all'interno di questa amministrazione vi erano e ci sono rappresentanti politici di partiti diversi dal mio, e non ho mai neanche per un momento dubitato che dovessero votare per me. Non è questo l'argomento, è cosa si è fatto in questi anni per Carinola e soprattutto qual è il progetto che si voleva mettere in campo nel momento in cui questo nuovo gruppo politico che si chiama 2021 ha rivendicato un azzeramento della giunta per il rilancio politico amministrativo dell'amministrazione. Ci può stare tutto, ci può stare che si fa un nuovo gruppo. Io lo ritengo un tradimento, un nuovo gruppo, perché se siamo partiti con un progetto che si chiama Siamo Carinola e quel progetto raggruppava tutti, non si capisce perché a un certo punto una parte di queste amministratori deve costituire un nuovo gruppo. Già sono 5, ma già questo è un tradimento, perché è un tradimento dello spirito iniziale con il quale è nato Carinola. Siamo Carinola è nato con uno spirito di ripartenza, l'abbiamo detto prima, di raggruppamento e di unione delle migliori esperienze amministrative, anche un po' di rinnovamento, perché ricordo che in quella lista che erano candidate 6 persone alla prima esperienza, e quindi
era questo lo spirito. A un certo punto questo spirito si interrompe, non perché Grimaldi chiede scusate, fate un nuovo gruppo che si chiama Siamo Carino, hanno deciso loro di fare un nuovo gruppo, certo. E loro con un documento, Enzo te lo ricorderai, hanno chiesto che si azzerasse la giunta e si, certo, facesse ripartire con nuovi meccanismi e anche con nuovi assessori. Ma ci può stare tutto. Ci può stare anche questo, Enzo, ma mi spieghi perché per far questo si allarga pescando nelle file dell'opposizione, cioè con, una, con un consigliere comunale che è stato eletto nell'altra lista, non era candidato con noi, è un consigliere comunale che peraltro prima di passare in maggioranza al papà di questo consigliere comunale gli è stato dato l'incarico di staff, l'unico staffista che è stato nominato al Carino, certo. E non, e voglio dire, al di là della persona che stimo e rispetto, ma non mi sembra che abbia delle capacità e delle competenze per le quali collaborando con il sindaco lo abbia aiutato a risolvere i grandi problemi che questo comune avesse. E queste sono le cose che non mangio, perché io ti dico, Enzo, vi erano degli impegni, per esempio, politici, di nominare nello staff i quattro giovani non eletti nella lista, perché tu sai bene che Sergio Lavecchia, Olindo Zannini, Nicola Nave e Carmine Di Guida sono i quattro consiglieri che non sono stati eletti. E quindi c'era un impegno a nominare, a coinvolgere loro nell'esperienza amministrativa anche da non eletti, perché il loro consenso ha contribuito, anzi è stato determinante, come tutti i candidati, a far vincere la lista Siamo Carino rispetto alla lista avversaria. E invece che si fa a Carino, anziché scegliere Carmine Di Guida o piuttosto il dottore Del Prete, che per tanti anni insieme al suo gruppo è stato sempre vicino, sempre dalla stessa parte politica, si pesca dall'altro lato, cioè si pesca nel campo avversario e non si pesca con una, dicevate, abbiamo pescato una competenza che non c'è, non mi sembra che ci siano grandi competenze, pur rispettando la persona, assolutamente non mi permetterei mai. E queste sono le cose che naturalmente sulle quali ancora oggi io non riesco a darmi delle spiegazioni, quindi io la domanda la ribalterei: perché di tutto questo? Perché di tutto questo? Noi pur tuttavia ad oggi, sempre per uno spirito di responsabilità che ci contraddistingue, io su questo devo dire ho seguito con attenzione le scelte dei tre consiglieri, chiamiamoli, che sono i consiglieri, no, quelli che sono rimasti, diciamo carino, no, vicino a me, quelli che sono rimasti fedeli al progetto iniziale, che sono Rosa Di Mare, Francesco Giacchi e Antonio Mondelli, sono i tre che sono rimasti fedeli al progetto iniziale, e credo che anche il sindaco sia rimasto fedele al progetto iniziale, anche se non ho sentito mai una dichiarazione in tal senso. Hanno rilanciato quel spirito di responsabilità, devo dire che su questo io appoggio pienamente, assolutamente bisogna evitare che Carinola possa rivivere un'ulteriore pagina di commissariamento, non è giusto. Non sarebbe giusto, ma non per la nomenclatura politica, insomma, non sarebbe giusto per i cittadini, certo. Però allo stesso modo per i cittadini non sarebbe giusto tradire lo spirito iniziale e non parlare di rinnovamento, di rilancio dell'amministrazione, così come ha chiesto quel gruppo che si è costituito in senso vero. Se per rilancio dell'amministrazione significa rinominare gli stessi assessori, insomma, qual è il rilancio dell'amministrazione? Cioè, per chi l'ha chiesto dovrebbe poi fare un passo indietro, tant'è vero che questo gruppo ha chiesto di pescare tra le migliori energie della società civile e tra i quattro dei non eletti. Io avrei detto semplicemente anche tutti i quattro dei non eletti, ma sai bene che ci vuole la rappresentanza di genere, per cui ci vogliono obbligatoriamente due donne e purtroppo sono quattro i maschietti non eletti. Allora dico, il sindaco senza condizionamento ha lui la scelta di poter veramente decidere la giunta in che modo farlo, ma farla tenendo per seguisse questo suggerimento, io, i tre consiglieri comunali rimarrebbero in maggioranza e io devo dire applaudirei ad una scelta del genere, perché vuol dire che è una scelta che veramente va verso i cittadini, perché non dimentichiamoci, a me sembra più un ragionamento da casta, da salvaguardare rendite di posizione, quando ci si chiude, ci si arrocca e si dice facciamo un gruppo perché questo gruppo deve condizionare l'esperienza amministrativa, perché questo gruppo vuole più assessori, vuole scegliere, vuole condizionare la vita amministrativa, vuole dire la propria sempre e comunque. Mi sembra un condizionamento questo, più politico naturalmente,
Piuttosto, io direi, anziché immaginare di arroccarsi, di chiudersi e di essere casta, guardiamo ai cittadini, guardiamo a quelli che sono i reali bisogni di questa comunità. Di cosa ha bisogno di questa comunità? Noi dovremmo iniziare a parlare, per esempio, se il giudice di pace rimane a Carinola o se Mondragone si approprierà anche del giudice di pace di Carinola. Dobbiamo difendere quello che è rimasto oggi a Carinola. Io, per esempio, sono perché il giudice di pace rimanga a Carinola assolutamente, e su questo credo che sia d'accordo, sì, anche, sì, certo, come professionista. Io sono perché su Carinola si discute come rilanciare a Carinola l'aspetto, come dire, urbanistico, quindi il piano regolatore sul quale c'è stato uno stop, e non entro nelle scelte perché io non sono un consigliere comunale e tante questioni neanche mi competono, come giusto che sia, però sul piano regolatore bisogna rilanciare lo strumento urbanistico, è fondamentale, bisogna, certo, metterlo in campo assolutamente, bisogna rilanciare le attività commerciali, quindi, come dire, c'è bisogno oggi, e non so, che le infrastrutture viarie, l'impianto di illuminazione, sulle scelte sul cimitero, so che è stato rescisso il contratto, il vecchio contratto di Global Service, adesso bisogna, bisogna continuare, anzi fare in modo che il cimitero, che è un luogo a cui ognuno di noi, voglio dire, ha una particolare affezione per avere ognuno di noi i defunti, i propri cani, quindi su queste cose bisogna rilanciare e dare delle risposte. Allora su questo io penso che possiamo tutti confrontarci, sul resto veramente sono chiacchiere da marciapiede, basta, che penso non interessino nessuno, neanche i cittadini, a partire dai nostri parenti, ai quali spesso chiediamo il voto senza se e senza ma, ai quali dobbiamo imparare a dare conto, perché anche a livello comunale, Enzo, non è più come prima, oggi bisogna dar conto al cittadino di quello che si fa, certo, non alle chiacchiere, quindi iniziamo a partire da questo. D'accordo, grazie, grazie, grazie a te.